Buonasera, siamo oggi al seminario conclusivo della settimana della scuola pubblica per il settimo municipio. Per tutta la settimana, da lunedì 16 fino ad oggi, venerdì 20, abbiamo voluto accompagnare le numerose iniziative delle scuole con questo ciclo di incontri serali presso la sede municipale. E riteniamo che questo sia un modo opportuno e un completamento necessario rispetto alle attività che le scuole hanno organizzato. Le attività sono state veramente tante e anzi proseguiranno anche sabato e domenica, perché la settimana si conclude domenica 22. Sul sito dedicato alla settimana della scuola pubblica c'è un calendario ancora fittissimo. Peraltro questa sera ancora continueranno le attività fino a tarda sera. Personalmente andrò a concludere la giornata presso il liceo Russell, che organizza la serata osservativa, per cui insomma lo consiglio a chi volesse, approfittando del bel tempo, vedere le stelle. È una terrazza tra l'altro molto suggestiva, quella del liceo Russell via Tuscolana angolo Miagela, insomma. E domani e dopodomani ci saranno, sia all'interno delle scuole che all'esterno delle scuole, tante iniziative, perché la cosa veramente bella e significativa di questa settimana è valorizzare ciò che le scuole abitualmente fanno, cioè questa collaborazione tra associazionismo locale, famiglie, comitati di quartiere, che poi intorno alla scuola si muovono. Noi abbiamo avuto le iniziative più disparate, dalle lezioni tradizionali alle rappresentazioni teatrali, dai concerti, ecco, prima di venire qui sono stata ad un concerto di ragazzi di scuola secondaria di primo grado, quella che si chiamava scuola media fino a qualche anno fa, a murales che sono stati realizzati all'esterno dei muri scolastici, da rievocazioni storiche, antica Roma e quant'altro, fino ad arrivare a passeggiate all'interno delle nostre ville e dei nostri parchi. Domani e dopodomani, per esempio, ci saranno molte passeggiate in Caffarella, quindi se il tempo lo permetterà, anche quella è un'attività che consiglio. Quindi diciamo che fino ai genitori che si sono dati magari una si sono rimboccati le mani, che hanno dato una mano agli insegnanti per magari pulire meglio una parte della scuola per dedicarla poi ad iniziative specifiche. Insomma, diciamo che è stata una settimana che ha valorizzato questa dimensione. In ossequio a tutto ciò, noi abbiamo voluto valorizzare ulteriormente questo grande lavoro, dando uno spazio a tutte le diverse componenti. Quindi abbiamo iniziato lunedì con una riflessione sull'adolescenza al di fuori e all'interno della scuola, con il nostro centro di aggregazione giovanile Scolè, che abbiamo presentato ufficialmente. Abbiamo poi dato voce agli studenti, realizzando nell'aula consiliare un seminario dedicato ai 70 anni della Costituzione e al primo anno, l'anno zero del nuovo Statuto del Comune di Roma, con la presentazione delle diverse forme di partecipazione e il progetto che il nostro Consiglio Municipale vuole varare per il prossimo anno del Consiglio dei Giovani, quindi il Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi del Municipio Roma 7. Ieri abbiamo dedicato invece la giornata ai formatori, ai docenti, alle educatrici, con un seminario sugli approcci empatici nella relazione educativa. Oggi ci rivolgiamo a diverse famiglie che fanno una scelta apparentemente in controtendenza rispetto alla scuola pubblica. In realtà i nostri relatori ci spiegheranno che non è assolutamente così. La scelta di chi decide di seguire quella che, con termine burocratico, si chiama istruzione o educazione parentale, con termine anglofono homeschooling, diciamo che il termine
inglese è più preciso rispetto a quella che è il suo equivalente italiano, perché educazione e istruzione parentale fa riferimento solo ed esclusivamente ad una parte dell'homeschooling, cioè quella di chi da genitore gestisce in proprio l'educazione dei figli. In realtà ci sono delle scelte anche piuttosto diversificate, e di queste ci parlerà Erica Di Martino, che è sicuramente nel nostro panorama nazionale una delle voci più esperte e autorevoli sulla materia. Accanto alla voce delle famiglie che scelgono l'homeschooling abbiamo la voce della scuola ufficiale, quindi il dirigente scolastico Fabio Cannatà, che ci illustrerà il punto di vista della scuola, che poi è chiamata in qualche modo comunque a riconoscere, a certificare quelli che sono i traguardi di competenza che vengono raggiunti dagli studenti e dalle studentesse che scelgono per l'appunto l'homeschooling. Studenti e studentesse che sono minori. Ebbene, a tutela e garanzia dei diritti dei minori, dell'infanzia e dell'adolescenza, abbiamo qui l'avvocato Jacopo Marzetti, che è per l'appunto il garante nella Regione Lazio dell'infanzia e dell'adolescenza. Quindi abbiamo cercato di costruire intorno a questo tavolo una panoramica delle diverse prospettive da cui guardare questo fenomeno. Ed è appunto alla dottoressa Di Martino che do immediatamente la parola per iniziare ad affrontare la scuola al di fuori delle pareti scolastiche. Grazie.